O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso. Benvenuti a Kuyomi, miei samurai. Io sono Alessandro e come sempre questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. In questo video vi porto a conoscere qualcosa di diverso, ovvero un personaggio e in particolare un comico e il modo in cui lui è arrivato al successo. La televisione giapponese ci ha spesso regalato programmi ai limiti del grottesco, dove lo spettacolo e la comicità demenziale veramente la facevano da padrone. Alcuni sono stati inventati a fine anni 80, negli anni 90, ma alcuni ancora oggi sono abbastanza demenziali. E di questi alcuni sono proprio storici. Un esempio che conosciamo molto bene anche noi italiani è Takeshi's Castle, con Big Takeshi, quindi con Takeshi Kitano, il famoso attore. E sono rimasti veramente scolpiti nella memoria dei giapponesi e alcuni anche nella nostra. Protagonista del video di oggi invece è Nasubi, ovvero un comico giapponese che ha partecipato a Susunu Denpa Shonen, ovvero un reality show che l'ha lanciato e che ha fatto veramente la storia della televisione giapponese, raggiungendo picchi di ascolto veramente altissimi. Si parla di 17 milioni di telespettatori, praticamente mai più raggiunti nel sollevante. Ma a prezzo di che cosa? Ne parliamo tra poco, dopo la sigla. Il programma televisivo in questione è Susunu Denpa Shonen, la cui traduzione non è facilmente spiegabile perché è un gioco di parole giapponese. Comunque, diciamo che significa smettila così o non andare avanti, segnale della gioventù. Ed è il successore del programma precedente che era Avanti, segnale gioventù. Il reality show era una continua prova di resistenza dei concorrenti che vi partecipavano. Nelle varie edizioni, infatti, dovettero passare ogni tipo, lasciatemi il termine, di tortura, come rimanere senza cibo, venire molestati praticamente sessualmente, rimanere disidratati, isolati per lungo tempo, condizioni che veramente erano ai limiti dell'umano, altro che Isola dei Famosi, cioè proprio un'altra roba, va. Tutto per un unico obiettivo. Qual è? La fama. Facile. Quindi si era anche un montepremi, a dir la verità, ma l'obiettivo finale era sempre quello, diventare famosi. Negli anni il reality è stato soggetto di varie controversie a causa proprio del continuo cambio, per esempio, di regole che facevano i produttori. Infatti non appena il concorrente si abituava o riusciva a trovare un minimo di adattamento a queste vere e proprie torture, allora i produttori cambiavano le carte in tavola subito con nuove sadiche sfide. Questo programma, Susunu Denpa Shonen, andò in onda dal 1998 fino al 2002, alternando diverse edizioni. Ce ne fu anche un'altra nel 2009, ma non la prendiamo in considerazione perché fu soltanto in ambito web. E oggi parleremo quella in cui come protagonista fu Nasubi, ma ce ne sono anche altre. Ce ne sono state alcune in cui i partecipanti erano costretti, non so, a essere in un'isola deserta e dover sopravvivere e riuscire a scappare dall'isola costruendosi una zattera. Ce n'era un altro, per esempio, in cui i partecipanti erano in Africa e dovevano attraversare tutta l'Africa. Su questo fu veramente assurdo perché si arrivò veramente alla disidratazione di uno dei partecipanti, in mezzo al Sahara, arrivò l'elicottero. Un altro incredibile fu quello del baseball, in cui i partecipanti dovevano rimanere in una stanza seguendo soltanto i propri team preferiti, quindi le squadre per cui tifavano, e avrebbero mangiato soltanto quando quelle vincevano e avrebbero avuto anche luce soltanto quando quelli vincevano, altrimenti rimanevano al buio e senza cibo. Cioè, veramente cose estreme. Quello di cui invece vi parlo oggi è, fra le prime edizioni, quello che veramente ha dato più fama al programma, che è quello che vede come protagonista Nasubi. All'anagrafe Tomoaki Hamatsu, che è il caso più famoso, che riuscì a stare fino a un anno e mezzo sotto le telecamere e l'attenzione dell'intero Giappone.
Nasubi era un semisconosciuto comico giapponese che, dopo aver vinto la lotteria per un lavoro nel mondo dello spettacolo, si è ritrovato a rimanere da solo, nudo in un appartamento. Unico suo obiettivo era sopravvivere. Quali erano però le condizioni del gioco per Nasubi? Non erano facili, perché il comico giapponese non avrebbe ricevuto soldi o direttamente del cibo. Ogni suo sostentamento derivava dalla vincita di premi attraverso lotterie postali. Parliamo di quei famosi premi vinti inviando cartoline, magari che sono anche comuni oggi, in cui si va a invitare, quindi si invia la cartolina, si spera di aver vinto qualcosa e si riceve poi a casa il premio. Ecco, quello era il suo unico sostentamento. E il suo obiettivo finale era raggiungere un montepremi di premi, scusate il gioco di parole, per un totale di 1.000.000 yen, che ai tempi, diciamo ancora oggi, siamo circa 7.500 euro. Intanto diciamo il suo soprannome, infatti Nasubi significa melenzana in giapponese, e deriva dal suo simpatico viso un po' allungato che ricorda il comune ortaggio. Non a caso, infatti, durante la trasmissione, come vedete, nel programma le sue parti intime, venivano coperte da una melenzana che faceva da censura. Nasubi iniziò veramente senza nulla, spesato e catapultato in un minuscolo appartamento giapponese, senza vestiti, senza cibo e senza la possibilità di avere ovviamente nessuna comunicazione con l'esterno. Non aveva niente a tenergli compagnia tranne le riviste che consultava per i moduli di iscrizione alle lotterie. Dopo aver trascorso quasi un anno per raggiungere il suo obiettivo, stabilì anche il record mondiale, quindi il Guinness dei primati, per il lungo tempo, il maggior tempo in cui un umano è sopravvissuto soltanto attraverso vincite di concorsi a premi. Inoltre Nasubi non sapeva neanche di essere registrato, ma comunque lui lo supponeva. Così ogni piccola vincita o avvenimento che gli accadeva lo festeggiava con balletti divenuti veramente iconici, oppure con commenti esilaranti. Le difficoltà comunque fisiche e psicologiche che subì furono veramente numerose. Perse tanti chili durante tutto il programma, era visibilmente comprensibile anche dallo spettatore che durante tutto il periodo, tutto l'anno, più di un anno in cui lui rimase in questo reality, andò veramente dimagrendo. Riuscì comunque a vincere tantissimi premi, ma non sempre utili, questo era il problema. Vinse bevande zuccherate, bicicletta, gel gelato, una TV assolutamente inutile, dato che l'appartamento non aveva antenna e lui ci rimase malissimo quando provò a usarla. Vinse anche una PlayStation con cui finalmente, ma soltanto alla fine quasi alla fine del percorso del reality, con questa PlayStation poté usare questa TV, cosa che fece per pochissimo perché si rese conto che gli rubava tutto il tempo per poter scrivere cartoline, quindi alla fine la mese prende da parte dopo poco. Vinse anche un'anguria, pneumatici, una tenda, palline da golf, mutandine sexy da donna che furono assolutamente inutili perché non gli venivano, quindi non poteva coprirsi con quelle, ma soprattutto vinse, sembra strano a dirsi, cibo per animali e del riso. Questi sono veramente, questi ultimi due, molto importanti, perché veramente gli permisero in qualche modo di tenersi in forze. A tal proposito, avvenne un momento tragicomico del programma, e fu lo spostamento, avvenuto tanto per cambiare nella notte e bendato, di Nasubi in un altro appartamento, perché si era scoperto dove fosse stato segregato, e quindi si aveva paura di intromissioni dall'esterno. Però nel trasferimento che avvenne, forse in modo voluto, forse in modo meno voluto, si dimenticarono di portargli il riso, da lui faticosamente vinto, cosa che lo fece veramente andare in tutte le furie, portando veramente quasi a lasciare il programma. Poi immaginatevi questo povero disgraziato, che vero che si fa, è colpa sua, è lui che si è voluto mettere là, però dopo tanta fatica riesce a vincere 3 kg, 5 kg di riso, non ricordo, e alla fine glielo tolgono, che era praticamente la sua unica fonte di sostentamento. Cioè, andò veramente in crisi. Il programma comunque raggiunse picchi di ascolto mai raggiunti prima, e dopo un anno i produttori pensano bene di dare un'ulteriore linfa
al programma trasportandolo in un nuovo appartamento in Corea del Sud. Sì, proprio in Corea del Sud lo portavano, avete sentito bene. Così, ribendato di nuovo, trasferito nel nuovo appartamento, gli fu chiesto stavolta di accumulare vincite tali da poter acquistare un biglietto aereo per tornare in Giappone. Il lungo periodo di detenzione, perché penso che così si possa chiamare, venne intervallato comunque da una breve visita, per esempio, a una spiaggia isolata, deserta più che isolata. Vi fu anche la possibilità di fare una passeggiata in Corea e andò anche a Luna Park. Veramente elementi minimi per dargli una sanità mentale. E comunque, arrivato nell'isola deserta, doveva rimanere sopravvivendo. Lui poi scappò dopo poco, disse no, tornatemi, fatemi tornare nell'appartamento, perché anche là era peggio, veramente stile isola dei famosi. Comunque, datogli il nuovo target da raggiungere, quindi quello del biglietto aereo, Tomoaki si mise subito al lavoro. E il buon Nasubi, vero e proprio professionista della compilazione di concorsi a premi, riuscì in pochi mesi nell'impresa, superando anche una difficoltà in più, ovvero farlo in coreano. Quindi lui, poveretto, doveva andare a compilare le cose in coreano, ma lui era un professionista. Infatti al mese riusciva a inviare dalle 3.000 alle 8.000 lettere. Praticamente un lavoro, una macchina da premi. A quel punto però la produzione, e questo è quello che intendo sulle critiche, soprattutto che ebbe il programma, gli complicò di nuovo il percorso, richiedendogli di accumulare punti e appunto denaro, in premi sempre, prima per un biglietto di business class e poi per un biglietto di prima class. L'esperienza di Nasubi finì comunque traumaticamente, un po' come era iniziata, quindi di botto così in cui l'hanno fatto spogliare. Raggiunto infatti l'equivalente di un volo business class, fu rivestito, riportato in Giappone e rinchiuso in una finta stanza all'interno di uno studio televisivo. Nasubi però era così abituato a stare nudo che si tolse subito i vestiti e poco ignaro che da lì a poco, per festeggiarlo, le pareti della stanza sarebbero cadute e si sarebbe ritrovato incredulo davanti a un'intera platea nello studio e milioni di giapponesi attaccati alla TV. Finisce così il programma e la partecipazione di Nasubi, e per il quale comunque lui è ancora ricordato oggi, e come risultato possiamo dire che gli diede una grande notorietà, però abbastanza momentanea. Infatti il problema del comico fu non solo quello di ritornare alla quotidianità, infatti lui stesso dichiarò che ci furono grandi problemi, grandi difficoltà, per esempio nei rapporti sociali, nel tornare a indossare i vestiti, ricominciare praticamente la sua vita come prima. Anche la sua comicità si dice che cambiò. Comunque dobbiamo dire che il suo diario che tenne divenne un vero e proprio bestseller, e oltre ai ricavi e agli amici del programma ebbe anche numerose sponsorizzazioni e partecipazioni, per esempio in pubblicità come quelle di un ramen o alcune dorama, famosissimo per esempio fece lui un'apparizione anche in The Shotoko e anche in un videogioco che si chiama Shibuya Scramble, che esiste per PlayStation 4 e altre console, c'è una sua apparizione. Quello che comunque caratterizzò tutta l'esperienza del volenteroso Tomoaki fu la sua attitudine al sacrificio e all'impegno per raggiungere l'obiettivo. Non si ribellò veramente mai alle vere e proprie sevizie e non smise mai di dare tutto se stesso per vincere, riuscendo sempre a superare momenti veramente gravosi che avrebbero fatto alzare bandiera bianca. Veramente, penso a tante persone. Lo stesso produttore, dopo anni, si scusò con lui per tutte quelle decisioni prese in bene per il bene dell'auditor, diremmo oggi, troppo deliberatamente crudeli. Cosa possiamo dire di questo programma? Che non è stato sicuramente un reality educativo in senso stretto, anzi, ma comunque insegnato alla televisione giapponese e ai suoi telespettatori come il genere TV del gambarè, dove si facevano continuamente delle prove, talvolta veramente estreme. Ecco, insegnò questo programma a dare un limite a tutto questo. La domanda è comunque, ma piaceva ai giapponesi? La risposta è difficile, perché gli altissimi ascolti si traducevano in realtà spesso in critiche. D'altro canto,
il successo della trasmissione era giustificabile da l'inevitabile impersonificazione dello spettatore nel povero disgraziato di Nasubi. Momenti di gloria, momenti di gioia e sofferenza del comico giapponese si riflettevano infatti anche sullo spettatore, che era così portato inevitabilmente a seguirne le disavventure. Il gusto dell'orrido, e in generale il voler guardare qualcosa di disgustoso, raccapricciante, talvolta invece deplorevole, penso che sia comune non solo al Giappone. Quello che sciocca talvolta porta a voler essere guardato, a non riuscire a resistere dal vederlo. I reality che offrono sfide ai partecipanti esistono ancora oggi in tutto il mondo. La comicità, basata su scherzi, incidenti inaspettati, situazioni ridicole, magari le cadute, le figuracce, no? Fanno parte di una comicità antica, non certa nata negli ultimi anni. I programmi giapponesi in quel periodo univano questa comicità alla sfida e al gusto un po' sadico del ridere delle disgrazie altrui. Un, come dire, un malcomune mezzo gaudio? Portato però veramente alla sua forma più estrema. Forse sono un riscatto di coloro che si rincuorano nel vedere anche gli altri in difficoltà, quindi non sentirsi più ultima ruota del carro. O forse chi con malizia gode semplicemente delle cosiddette disgrazie altrui. Anche questo, in fondo, è l'essere umano, no? Il video finisce qui. Io vi saluto, vi ricordo come sempre di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di lasciare un commento riguardo a questo video. Sono interessato a sapere cosa ne pensate di questa televisione o di questo tipo di programmi. E non mi resta che salutarvi e ci vediamo nel prossimo video. Matane!